In tempi di benessere sembra lontano anni luce il tempo in cui i nostri nonni tociavano la fetta di polenta nel sugo di renga al centro della panara. La ringa è il soggetto principe della festa di Parona che va a chiudere il carnevale veronese, un pesce che ha svariate qualità nutrizionali. Infatti è previsto che per una buona alimentazione il consumo di pesce sia sulle nostre tavole 2-3 volte alla settimana. Infatti in questo tipo di prodotto abbiamo tante sostanze che sono favorevoli per il nostro organismo. Nella ringa dobbiamo distinguere anche il prodotto a seconda delle sue caratteristiche, perché è un pesce conservato. Possiamo avere la ringa argentata, che è il prodotto semplicemente essiccato, e la ringa dorata invece, dove viene anche eseguita una certa affumicatura. Quindi il prodotto ha anche gusto di fumo, gusto di affumicato. Un'altra distinzione da fare è la renga, detta in dialetto veneto, da ovi, cioè la femmina, quindi che ha nell'interno le sacche piene di uova, e la renga da latte, che invece è il maschio, che è più tenero e più morbido, dove abbiamo le sacche che invece contengono il seme maschile. Un'ultima distinzione da fare è la renga e il famoso scopeton, che non è una ringa. Si pensa sempre che lo scopeton sia la ringa maschio. In realtà la ringa è una specie, maschio o femmina, se è da ovi o da latte, e lo scopeton invece è un altro tipo di pesce, un po' meno pregiato, che è una sarda atlantica che viene salata e essiccata e poi utilizzata nello stesso modo. Dicevamo che dal punto di vista nutrizionale hanno una grande quantità di omega 3, sono grassi che si mantengono anche nel prodotto conservato, che fanno bene al nostro sistema cardiocircolatorio, ma come tutti i prodotti salati non bisogna eccederne nel caso ci siano problemi di ipertensione. Infine c'è da dire che non sono comunque sostanze, alimenti che fanno benissimo sì messi nella nostra dieta, però bisogna che a questa sia associata anche uno stile di vita adeguato, dove ci sia un buon apporto idrico, dove non ci sia fumo, non ci siano residui e soprattutto ci sia una grande quantità di movimento. E nella tradizione del nostro territorio i gastronomi dell'Iper vi consigliano come preparare un piatto a base di polenta e renga. Noi utilizziamo solamente le ringhe, quelle argentate, le bolliamo nell'acqua per circa una decina di minuti, dopo vengono tolte la testa e le alische interne e la polpa viene mescolata nell'olio extravergine con prezzemolo e capperi. Viene lasciata riposare per 12 ore circa, va servita dopo con la polenta, polenta calda o polenta brustolà, è un piatto tipico veronese. E se da qualche secolo i veronesi nel primo giorno di Quaresima consumano polenta e renga, una ragione forse c'è.